Ciao, vediamo insieme come ripetere qualsiasi immagine con Photoshop. Che sia essa un'immagine con trasparenza come un file PNG, oppure una forma disegnata a mano con gli strumenti di disegno messi a disposizione da Photoshop, un oggetto vettoriale magari importato da Illustrator, insomma, di qualunque cosa si parli, Photoshop ci mette a disposizione una particolare funzione in grado di ripetere attraverso una rotazione qualsiasi oggetto, permettendoci di ottenere con pochissimi click un risultato che difficilmente potremmo ottenere a mano in modo perfettamente geometrico. Questo video è utile anche se volessimo creare con Photoshop dei pattern formati appunto dalla rotazione di elementi. In questo caso sto utilizzando l'immagine bianca di un piatto, quindi un'immagine neutra, e il mio intento è quello di andare a inserire un elemento decorativo all'interno del piatto e di farlo ruotare tutto attorno al bordo in modo circolare. Vado quindi a selezionare dalla mia cartella l'immagine decorativa che voglio andare a ruotare. Ti linkerò in descrizione il link del sito da cui puoi prelevare in modo gratuito immagini PNG utilissime a questo scopo. La prima cosa da fare è attivare i righelli che si trovano appunto sulla parte superiore e sulla parte laterale. In questo caso sono stati già attivati, altrimenti dovremo andare sul menu Visualizza, righelli. Da qui andiamo a trascinare il righello dalla parte superiore fino alla metà dell'immagine, che in questo caso corrisponde alla metà del piatto. Una volta arrivata alla metà del piatto, grazie alla sensibilità delle guide, avvertiremo una sorta di stacco. Ci accorgeremo di essere arrivati appunto a metà. Dopodiché dal menu di sinistra andiamo a selezionare e trascinare una guida verticale verso la metà del cerchio. Anche qui sento uno stacco, vuol dire che sono arrivato a metà. Bene, ora vado a importare l'immagine e la decorazione, che sarà soggetta poi alla rotazione all'interno del piatto. Bene, ora che ho importato la mia immagine all'interno dell'area di lavoro, vado a selezionarla da uno dei crucini che si trovano sugli angoli e poi la vado a ridimensionare in modo proporzionale fino a renderla grande abbastanza da poter essere ospitata e posizionata più o meno in questa zona del piatto, dell'interno del piatto. Con la combinazione di tasti Alt più Scroll del mouse faccio uno zoom in avanti, in alternativa faccio Alt più Scroll del mouse uno zoom all'indietro se volessi appunto vedere l'immagine nel suo complesso. Nel momento in cui ho ridimensionato e posizionato l'immagine importata, in questo caso questa immagine di fiori rossi, su questa zona del piatto, dell'interno del piatto, mi sposto nel pannello livelli e noto che questo livello appena importato è un oggetto avanzato. Dobbiamo trasformarlo necessariamente in una figura semplice, quindi dobbiamo rasterizzare il livello. Perciò ci spostiamo col tasto destro sul livello e dal menu a tendina andiamo a selezionare l'opzione rasterizza livello. Ora che abbiamo rasterizzato il livello, assicuriamoci, selezionando uno dei crocini degli angoli, che sia attivato il punto di riferimento, che è questo crocino centrale con le lineette nere. Ce ne possiamo assicurare anche dando un'occhiata al pannellino dinamico che si trova sulla parte superiore, nella parte iniziale, accanto a questa piccola griglia, dove vediamo appunto la posizione del punto di riferimento, deve essere flaggata questa casella. Dopodiché, con il punto di riferimento attivo, lo andiamo a selezionare con il mouse e lo spostiamo verso il centro, che è appunto il risultato dell'unione fra la guida verticale e la guida orizzontale che abbiamo impostato poco fa. Una volta che abbiamo posizionato il centro, questo sarà il centro della rotazione della nostra immagine lungo la parte circolare interna del piatto. Ci spostiamo quindi sul pannellino dinamico. Nel campo che si occupa della rotazione, quindi che ospita il valore della rotazione di un'immagine, andiamo a digitare il valore della prima rotazione, che può essere per esempio 20. E vediamo subito come l'immagine ruota di 20 gradi attorno al punto di riferimento, che essendo al centro del piatto, questa immagine fa una rotazione di 20 gradi attorno al centro del piatto. Clicchiamo invio. Ora il programma ha memorizzato il punto di riferimento al centro del piatto, non ci resta che attivare la combinazione magica. Andiamo sulla tastiera e digitiamo contemporaneamente Ctrl o Command più Alt più Shift più T, ed ecco qua, automaticamente lui ha memorizzato la copia e ne ha fatta un'altra. Andiamo a premere questa stessa combinazione più volte fino a riempire l'intero cerchio interno del piatto con l'immagine selezionata, quindi Ctrl Alt Shift T. Se premiamo Ctrl o Command più Alt più Shift e T ogni qualvolta dobbiamo andare a duplicare l'ultima immagine selezionata, vedremo come la lettera T ci funge da ultimo tassello necessario per incollare, duplicare, clonare l'immagine selezionata.
Ed ecco qua il nostro risultato finale. Se ci spostiamo sul pannello livelli, andiamo a selezionare il primo livello sopra, poi ci spostiamo con la barra di scorrimento verso il basso, andiamo a selezionare con il tasto Shift da tastiera e il click del mouse l'ultimo livello, automaticamente lui selezionerà tutti i livelli compresi tra il primo selezionato e l'ultimo. A questo punto possiamo raggrupparli per gestire meglio i livelli all'interno del pannello in due modi: o cliccando sulla cartellina in basso, quindi creando un nuovo gruppo, oppure con la combinazione di tasti Ctrl o Command G. Ed eccolo qua il nostro gruppo che contiene tutte le decorazioni soggette alla rotazione appena effettuata. Se clicchiamo sull'occhiolino, le nascondiamo con un click. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!